interventi fatti sul diritto allo studio sono per elevare il livello medio della scuola. Nello stesso tempo però l'Europa ci chiede anche di valorizzare la capacità delle persone e il loro impegno. Questo perché il Paese ne ha bisogno, uno dei motivi della nostra difficoltà, non è certamente l'unico, è quello di una maggiore apertura, di una maggiore trasparenza, di una maggiore valorizzazione della capacità e dell'impegno. La riforma della scuola, a cui sta lavorando il ministro Profumo e che dovrebbe basarsi sulla meritocrazia per studenti e insegnanti, sia in termini di incentivi che di possibilità di ingresso nel mondo del lavoro, fa discutere. Piace ai rettori, ma raccoglie le critiche di buona parte del PD, come l'ex ministro all'istruzione Giuseppe Fioroni, secondo il quale non si centra il punto, ovvero la dispersione scolastica e la riqualificazione dei docenti, preferendo invece un'eccessiva competizione. Profumo oggi è a Torino per presentare l'apprendistato di terzo livello. Insieme all'assessore regionale al lavoro Claudia Porchietto risponde che anche sulla dispersione scolastica si sta lavorando nel provvedimento che approderà in aula mercoledì. Dai rettori invece la richiesta di avviare al più presto i concorsi. Una raccomandazione al ministro per ciò che riguarda l'università: bisogna bandire i concorsi al più presto, lo ha detto ieri anche il rettore Mancini. Noi abbiamo un'età media dei professori universitari che è molto elevata. È un problema strutturale, è un problema di sistema, bisogna immediatamente bandire i concorsi nelle modalità che il ministro vorrà definire, che siano le più efficaci e le più meritocratiche possibili. Però in generale questo discorso e questa volontà di meritocrazia è assolutamente condivisibile da parte del ministro. Riattivare i concorsi di prima e seconda fascia, soprattutto di prima fascia, perché ci sono settori che con i pensionamenti sono oramai praticamente sguarniti. Anche su questo, replica il ministro, stiamo lavorando, il processo è avviato e entro il 29 di giugno avremo i commissari, mentre i bandi si approfondiscono.